Sì, sono ancora qui perché voglio ricordarvi che alle 20:30 sarò in live sul sito Viola a fare Takeshi Cina con voi. Trovate il link in descrizione se volete partecipare e ci vediamo lì. Salve gente, sono Isaac e siamo qua, indovinate un po', su Takeshi Cina con il mio commentatore preferito, Tag Frullatore 19. Salve gente, benvenuti in questo nuovo video dei cinesi. Voi che volete diventare dei di cinesi, vi presenterò il vero segreto della Cina. Sono le carte di Yu-Gi-Oh! Sì, andate a seguire Tag, che è uno youtuber anche lui. O ancora. Carini, si sono messi in fila per essere fucilati. No, questo è un black humor pesante. Oh. Partiamo col primo minigame che è il parkour. Ecco qua i partecipanti. Ah. Siamo nel parkour, ovvero... vabbè, c'è una meba qui. Questa è la prima modalità. Chi non riesce a superare questa modalità viene automaticamente spedito fuori da tutta la partita. Ma se non ricordo male, le prime puntate non riusciva praticamente nessuno a superare lo sbarramento. Vediamo se cambierò qualcosa. Sì, dopo ci sono molte strade. La gente però preferisce usare questa. Ma c'è anche questa strada qua, che non è altro che una specie di... campetto di bambù. È una shortcut che praticamente nessuno sa. Esatto, esatto. È perché è molto nascosta, però è anche quella più facile. Ho avuto un'idea geniale. Cosa? Chiunque può registrare il video e mandarlo a una risoluzione. Ma sai che disastro da editare? Aspetta, 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 aspetta. Mo arrivo al punto. Tu... No, è un'idea di merda, effettivamente. Hanno ancora 45 secondi. Dai. Allora, quanta gente. Ma solo in 4 sono arrivati là sopra. Riattiviamo il checkpoint. Vabbè. Riattiviamo il checkpoint. Checkpoint attivo. Veloci. Avete 30 secondi. Avete 30 secondi. Sbrigatevi. Tutti che fa cappano alla fine. Vai. Salta Giorgio. No, Giorgio. Dai, Sasha. Vai, Sasha. Vai, Sasha. Vai, Sasha. Sasha. Vai, Sasha. Sì, anche Sasha ce l'ha fatta. Altri. Oka. Vai, Oka. 5 4 Ok, Oka ce l'ha fatta. Anche Bughino. Dai. Pix. Sì, ce l'ha fatta. Ok. Abbiamo un bel po' di gente. Abbiamo. O il resto è stato bandito forever. Iniziamo con la prossima modalità, che è Il ring. In questa modalità la gente dovrà combattere in questo ring uno dei nostri concorrenti qua. Non so se sarà Tagful oppure l'esperta Lily, che è a cavallo per qualche motivo. L'obiettivo è di far uscire uno dei due concorrenti fuori dal ring. White Creeper deve scegliere una di queste chest. Perfetto, ha scelto una chest. Adesso Tag dietro, attento. White deve combattere Lily per vedere chi dei due verrà sbattuto fuori. Ecco che... vabbè, è la miseria. Ok, ha vinto. Secondo, Bughino, vai, scegli la tua chest con la tua arma. Vediamo, sta facendo la conta, guarda, sta tirando testate con la conta. Eccolo là, tocca a Carbo, ecco, vediamo che Carbo è leggermente in svantaggio perché Bughino c'ha un'arma un po' più forte della sua, che lo spinge, l'ha spinto fuori. Carbo è fuori. Cos'è wrestling? Ok, vai Tag, vai, dentro. E come, devo entrare? Ah, okay. Ah, oh! Tag è pronto e attraversa i concorrenti. Oh no 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 Mi fa male il dito. Mi fanno male adesso pure i muscoli delle dita. Ci sono rinforzi. Para pa 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 pa. Cambio rinforzi, ora prendo Tag. Tranquillo, andiamo. Che cazzo fai, Pat? Tocca a Luca OP. Si è scelto l'arma, però sembra molto confuso. Spara via Lily senza niente. Con la nuca l'ha buttata due via. Su due viene one-shottata. Dietro, Tag, girati. Sì, va bene. Su due. Oh mio Dio. Non mi...
E questi erano tutti i concorrenti. Diciamo che sono presi abbastanza bene, perché ci affia 4 vittorie. What the fuck. E ora passiamo alla prossima modalità, Crazy Flight. Questa modalità, i giocatori sono equipaggiati con un'elitra e devono superare la caverna. E per farlo devono attraversare attraverso questi cerchi verdi che gli permettono di ottenere un razzetto che gli fa andare più velocemente. Il punto è che la gente non riesce a fare questa modalità perché o è troppo difficile, oppure non lo so che cosa ci sia di particolare, ma tutti quanti si schiantano e nessuno riesce ad arrivare alla fine. Eccolo là che fa il giretto. Secondo il mio giro tecnico, Isaac, ritengo che le persone si perdano nella grande varietà di... Quindi vediamo cosa combineranno oggi, ragazzi. Allora, cosa deve avere? La partita di calcio? Prima, Pix è partito, ha fatto la parte più difficile. Adesso deve superare il muro di lava. Attenzione, nessuno è mai arrivato così lontano. Almeno piano piano iniziano a raggiungere nuove mete qui. Non ce l'ha fatta, mi dispiace. Ok, si schianta. Però attenzione, vedete, tutti quanti riescono ad arrivare a sto punto. Siamo nella zona miniera, dove si collega con il minecart ride. Ma c'è un checkpoint. Qua ci sono gli ultimi sgoccioli. Bayoka, puoi farcela, devi salire lì sopra. No! No! Vabbè, è triste, mi dispoca. Luca P passa da una strada alternativa, come ho finito di dire prima, ci sono 3000 strade. E dentro la foresta però risale, attenzione, però non è abbastanza veloce per arrivare al coso, mi dispiace, è stato un piacere, Luca P, muori. E continuamente vuole scendere di sotto, però stavolta riesce a salire... Sì, va bene, va sopra il coso. Sì, è salito sopra gliela il cecchione. Gliela do buona, gliela do buona. Ma torna indietro, fa i grigori e torna dentro la foresta che... Mi piace così tanto la foresta che si butta addirittura nell'acqua e annega. Essential è pronto? Vai, ecco che si butta in testa. Che fatto? va, però Sasha è bravo, guarda. Ah, no! Si è schiantato. No! Niente da fare. Vabbè, dove sta? Però ce la può fare. Guarda! Che razza di Grigori ha fatto? Ha fatto una cosa impossibile. Girerà anche lui? Sì, gira anche lui. Devo trovare un modo per evitare che la gente faccia così. Dove sta andando? No, è tornato indietro, si è fatto il giretto. No, dai, si è perso. C'è una freccia gigante. Ma continua, guarda, c'è una freccia gigante là. Perché continuano a fare così? Sembrano quei cimici che continuano a girare in tondo. No, e si butta nella lava, va bene. Ma scusa, c'è la freccia qua, nessuno la vede. Isaac, dovresti farla... Allora, posso darti un consiglio? È mettere una cosa più accesa, tipo un qualcosa che fa contrasto, tipo un blocco di diamante. Bel salto, vai, ok, grande, CZ. Chaffy potrebbe essere quello bravo, quello che riesce a fare tutta la mappa, perché c'ha un sacco di punti già e si è incastrato, ha fatto finta di essere un'ape. C'è Jaffy, è partito. Si è messo ad abbracciare un blocco di smeraldo. No, dai. È crashato così, incollato su un blocco verde. Ok, l'ho sbaggato. Dai, guarda come sta volando. Sta volando in piedi. Sta volando in piedi. No. Sembrava Aladdin, non lo so. Ok, di chi è il tuo? Non abbiamo letto il nome. È White. Che no, si ma è dai, ho rifatto la freccia. Ho rifatto la freccia e non la vedono. La devo rifare una... Cioè, che cazzo. Cioè, ma ragazzi, io la prendo emotivamente sta cosa. Cioè, non l'accetto. Ma la faccio ancora più evidente. Ma è una paletta, non è una freccia. Oh, basta, cioè, ragazzi, seriamente, non è possibile che la gente... Là, finalmente fatta la freccia, tag, non serve più a niente, abbiamo finito la modalità. Bene, andiamo alla prossima modalità. Balance Bridge. Questa è l'unica modalità che si fa in coppia, uno dei giocatori crea il ponte per l'altro e devono proseguire in modo sincronizzatissimo. Ok, stanno muovendo la testa, si stanno organizzando. Allora devono andare piano, perché no, se uno va troppo avanti, attenzione, L'altro rimane senza ponte. Tanto tag fa da supporto morale. E devono raggiungere il cacado là. E adesso la parte difficile è che partono i salti. Come si sincronizzeranno? Con i pugnetti? 1, 2, 3. Poverino. Niente da fare. Attenzione, c'è una dichiarazione. Tia Slang Lily Love. Tia. Andiamo, ma dai, lo stanno picchiando. Sì, ma Isaac, in tutto questo non abbiamo seguito i due ragazzi che si sono appena suicidati e stanno marcendo. Ehi, se ne frega. Cosa farà Lily Lol? Ovviamente gli dà i biscotti dell'amicizia.
Oh, ma c'è anche una partita di Takeshi Shino in questa storia d'amore, meglio di Twilight. Vediamo come procede. Non riescono e perdono l'ultima vita così. Passiamo ai secondi concorrenti. Guarda come gioca Sasha. Mi sa che corre leggermente troppo velocemente. Cioè, guardalo, è stra iperattivo. Guarda, guarda, guarda. Vabbè, ciao Sasha. E invece no. Pronti, sincronizzati. Uno, due, tre. Troppo veloce. Oka, troppo veloce. CZ, poverino l'altro. CZ l'ha fatto finire subito nella lava. Continuano senza inzupparsi nell'acqua. Sono proprio temerari. Loro CZ, sono delle persone con CZ, l'animo ardente. CZ va troppo veloce. Ok, ora toccano a Chaffy e Luco P. Chaffy è quello P che è bravissimo. Luco P un po' meno. Però vediamo se riescono a fare qualcosa. Ecco, pronti? Per il primo salto. Dovete fare tre pugnetti. Tre. Va! Attenzione! Due, uno, tre. Sincronizzazione perfetta. Quello che dice Chaffy. Il salto da tre. Chaffy. Il salto da tre. Attenzione, il salto da tre. Ce la potete fare. Ce la potete fare, dovete essere sincronizzati. Potrebbero farcela. Uno, due, tre. No! Luco P si è addormentato. Oh madonna, guarda che tecnica. Due, ragazzi, osservate la tecnica di questi due ragazzi. Va, che tecnica. Vedi, Chaffy è sempre bravo a coordinare. Il problema è questo salto è impossibile. Ce la farà qualcuno? No! Quasi, non ha saltato abbastanza Luco P. Il surf. Ecco CZ, ecco che arriva il serpentino. Vediamo il primo, ce la può fare. Vai, corri. Vabbè, buonanotte CZ, te la do buon. Ora tocca a Oka. Che deve correre. Va, ce la fa. Sta correndo piano piano. Attento ai saltini, non incastrarti. Perfetto. Oddio. Veloce, attento al serpentino che ti rompe ragazzi, le scatole adesso. Sta correndo al centimetro. Serpentino che... Corri. Corri. Sta correndo al centimetro. Oka, non sbagliare. Sì, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. E Pix ce la fa. Cioè, bello, chi è che ha messo la rosa che arriva alla fine? Penso sia roba di Lily Love. Sì. Perché lei la vedo già con i fiorellini che li sta piazzando. Guarda, guarda che carina. Però anche se anche incastrando si è riuscito ad arrivare. Occhio al pesce. Ce la fa. Attento, corri. Attenzione, Bughino. Ce l'ha fatta. Ma che stanno facendo? Si stanno scambiando i fiori, sti qua. Passiamo all'ultima modalità. Long slide. In questa modalità i concorrenti avranno a disposizione una barca e dovranno raggiungere questa zona qua con le torce rosse per vincere. E non devono né andare troppo piano né troppo veloce perché altrimenti cadranno nel pentolone. E dopo aver superato questo arco non potranno più muovere la barca. Quindi vediamo come procede. Parte Luco P. Luco P. Si è mosso. È troppo lento. Vada, signor pesce cane. Vada, lo picchi. Oh, ciao. Vabbè, ciao. Dove è andato? Tra un po' arrivava direttamente nella scatoletta dei perdenti. Parte tutta potenza. Ecco, però mi sa che è leggermente troppo lento. No, aspetta. Potrebbe. No, forse è troppo lento. Di pochissimo. Guarda come schiera. Vada, pesce cane, vada. Come si diverte, pesce cane? No, non spaccare il coso. Ok, questa è buona. No. Sì, è buonissima. Attenzione. Attenzione. Si deve fermare, deve essere immobile. Ce l'ha fatta Oka spacca e vince. Il primo vincitore, attenzione. E Pix. Attenzione, Pix. No, non ce l'ha fatta. No. Un pelino più lento. Bello come tutti quanti hanno la stessa tattica di centrare la barca e poi spingerla. Questa è buona. No, è troppo lento. Ce la fa. No! Lo tocca. Deve essere nella prima torcia. Niente da fare, ragazzi. È stato un piacere. No, è troppo lento, Nebula, troppo lento. Troppo lento è anche centrato. Ma si è tolto. Si è arreso. Ci va a piedi, ecco. Aspetta che si butta. Eccolo là che si è buttato. Niente da fare, quindi questa era l'ultima modalità. Adesso passiamo alle seconde eliminatorie. Quindi i finalisti sono Chaffy, Oka Spacca e Nebula. Tutto il resto è noia. Ok, battaglia finale, pronti? Siamo io, Bughino e Tag contro gli altri tre. E dobbiamo... Siamo 3 contro 3, dobbiamo buttarli giù dalla barca, dobbiamo rompere la loro barca per poter passare. Sì, vediamo un po' come esatto, però non uccidere Bughino magari.
Vediamo. Wow, mi arrivano mortaiate, mi arrivano. Attenzione, attenzione, non buttiamo giù un buchino. Ok, uno è già andato giù. Uno è già andato giù. Ce n'è uno che campera. Ce n'è uno che campera. Occhio, Tag, fai fuori quello lì a destra. Fai fuori quello lì a destra. Dove stai andando? Lo vedo. No. No, Tag. Tag. Maledetto. Attenzione, ragazzi, torno a fare. Sì, l'ho buttato giù. Isaac lo colpisce in pieno. No, quasi. Frecciate. Sì. Un buchino devastante che fa. E abbiamo vinto. Il conte Takeshi ha vinto con la nostra volpina. Qua abbiamo. E quindi questo era tutto per questo episodio di Takeshi Cina. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Ci sentiamo al prossimo episodio. Alla prossima.